Buongiorno a tutti. In occasione degli auguri di Pasqua, intendo aggiornarvi su quelle che sono state le ultime, novità all'interno del nostro comune. Innanzitutto, due bellissime novità. Abbiamo avuto, due guariti e quindi il numero di positivi è sceso a 7 e mi auguro che nel corso di questa settimana possa diminuire ancora. Ovviamente, non posso fare altro che provare un senso di vicinanza mio, di tutta l'amministrazione, ma di tutta la collettività ortana intorno a quelle famiglie che ancora devono risolvere questo problema e che sono giustamente preoccupate per via della malattia. Spero anche che presto i nostri scienziati possano trovare una cura o meglio ancora un vaccino per debellare completamente questa pandemia che ci sta condizionando la nostra esistenza. Tuttavia, fino a quando non ci saranno delle soluzioni medico-terapeutiche per debellare questa pandemia, il coronavirus nel suo insieme, noi dobbiamo attenerci alle disposizioni che il governo ci ha impartito e che finora ci ha consentito, almeno per orte, di limitare l'impatto con il contagio. Vorrei proprio su questo punto dire che la percentuale di malati ad orte è notevolmente inferiore rispetto alla media provinciale, al contrario delle previsioni iniziali dove qualcuno prevedeva per orte una situazione molto più pesante, molto più invasiva, proprio per la particolare situazione geografica di orte e per la situazione anche logistica che comporta inevitabilmente un interscambio di persone nell'intero arco della giornata. Il merito ovviamente va ascritto al senso di responsabilità vostra, di noi tutti, di noi cittadini, perché rispettando le regole comportamentali abbiamo fatto in modo che la situazione non degenerasse. Ma proprio perché abbiamo ottenuto questi risultati positivi, proprio perché siamo riusciti ad avere un approccio positivo a questo tipo di realtà, io credo che non si debba abbassare la guardia, credo che al contrario dobbiamo ancora di più intensificare le nostre attenzioni sui nostri comportamenti per evitare che al contrario la situazione cambi in senso negativo. E per tali ragioni vi invito a persistere in questo tipo di comportamento per fare in modo che le cose migliorino ancora di più. A tal fine, ovviamente, per questo fine settimana, per il domani, abbiamo anche previsto una intensificazione dei controlli per l'intero arco della giornata. I controlli saranno intensificati da parte dei carabinieri, della polizia locale, ma soprattutto anche coadiuvati dalla protezione civile, la quale poi, a supporto della polizia locale, utilizzerà anche il drone che voi potete vedere davanti a me per reprimere tutte quelle azioni di persone con poca senso di responsabilità che possono mettere a repentaglio la nostra salute. Quindi fate attenzione, non costringeteci poi ad assumere iniziative sanzionatorie perché il controllo sarà continuo a tappeto sull'intero territorio comunale. Io non credo che ci sia bisogno perché, ripeto, fino ad ora i riscontri della nostra comunità sono stati altamente positivi, ma laddove si rendesse necessario, cercheremo di intervenire con efficacia per impedire che questo trend, per adesso positivo, venga a mutare. Questa giornata particolare ovviamente non può non farmi riflettere su alcune considerazioni, su alcune azioni che sono state poste in essere. Mi riferisco all'azione della Protezione Civile, della Croce Rossa, dei Carabinieri, della Polizia Locale e di tutti, da ultimo delle guardie ambientali che ci stanno anche aiutando in virtù di una convenzione che abbiamo fatto da poco con il Comune. Però non posso non dimenticare anche l'operato dei dottori, dei medici di base, di tutti quelli che poi in effetti sono in prima linea per affrontare questa situazione, ripeto, molto complicata anche nei rapporti umani fra medico e paziente,
tra operatore sanitario, infermiere e malato. E quindi un mio pensiero particolare va a loro, soprattutto anche ai nostri operatori locali, ai medici condotti, alle infermiere del centro salute che sono state anche comandate a rilevare i tamponi all'interno del nostro territorio. Quindi tutta una serie di sinergie importanti che secondo me a cui va riconosciuto un tributo, un giusto riconoscimento per la loro opera lavorativa, la loro prestazione lavorativa nell'interesse generale. Ovviamente questo non fa dimenticare pure tutto lo slancio di generosità che c'è stato da parte di tanta gente, anche in modo anonimo, che non vuole neanche rendersi nota nel suo altruismo. Però ciò non toglie che ci sono state alcune situazioni che a me preme mettere in evidenza. Faccio riferimento all'azienda del Ciucci che ha fornito gratuitamente il vino per i pacchi spesa. Faccio riferimento ai dipendenti della ditta Ciucci che addirittura hanno fatto i pacchi spesa per chi aveva bisogno. Quindi, immaginate pure questo tipo di, no, di altruismo, di senso di appartenenza alla comunità, è una bellissima cosa. Ma faccio pure riferimento a tutti gli operatori economici, soprattutto del settore commerciale, che ci hanno fornito i prodotti con particolari situazioni di prezzo. Insomma, ecco, quindi c'è stata tutta una forma di collaborazione collettiva che ci ha consentito di aiutare chi in questo momento attraversa una difficoltà momentanea. E a proposito, inserisco anche un'altra considerazione, quello dei buoni spesa. I buoni spesa non sono fatti o destinati prevalentemente a persone disagiate, per cui no, è la classica iniziativa che viene fatta per chi purtroppo non ha una condizione di reddituale sufficiente per poter provvedere al proprio autosostentamento, ma sono destinate a tutte quelle categorie di persone che in ragione del coronavirus hanno subito una crisi economica. L'amministrazione comunale ha recepito questo intendimento e quindi i buoni spesa sono finalizzati appunto a quelle persone che hanno perso il lavoro e che sono in attesa di poter trovare una nuova occupazione. E di coloro che imprenditori o commercianti si sono visti costretti a sospendere la propria attività economica, ma si spera che la possano riaprire quanto prima. E in attesa degli aiuti dello Stato, temporaneamente, ovviamente, devono far fronte alle proprie esigenze personali e della loro famiglia. Quindi vi invito a tutti coloro che hanno la necessità di farlo, anche nel rispetto della privacy, a comunicarlo al comune perché questo strumento serve appunto per aiutarsi l'uno con gli altri con un senso di comunità, di collettività, per arrivare poi alla soluzione del problema finale, che è quello di una ripresa generalizzata dell'economia a livello sia comunale che extracomunale. Nella giornata di ieri abbiamo quasi completato la distribuzione dei pacchi spesa. Attività che poi si protrarrà anche tra martedì e mercoledì prossimo, appunto per completare questa distribuzione alle persone che hanno avuto particolare bisogno di essere aiutate. Un pensiero particolare va anche alle famiglie di coloro che sono deceduti in questo periodo, tra virgolette, di quarantena sociale, perché oltre al dolore della perdita di un loro caro hanno dovuto anche subire la limitazione dell'ultimo saluto senza il conforto di amici, di altri parenti, condizionati dal fatto che la normativa vigente gli ha impedito anche di celebrare i funerali e quindi di un commiato quantomeno dignitoso. Ma fatte queste brevi riflessioni, dobbiamo sempre però considerare che la comunità ortana, la nostra comunità, ha sempre superato le difficoltà a cui ha dovuto far fronte. E quindi credo che una volta sconfitta la malattia, noi sapremo reagire con forza nella speranza di una rinascita della nostra città. E con questo particolare augurio rivolgo a tutti voi una buona Pasqua.